Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarebbe dovuta uscire la prima puntata di Win Streak, non c'è problemi, uscirà domani, perché mi sembrava assolutamente necessario commentare insieme a voi in maniera molto rapida l'uscita delle nuove regole per quanto riguarda la stagione WGC 18. Regole che sono state rilasciate poche ore fa e che saranno in vigore dal 1 gennaio 2018. Ciò significa che sia Londra sia gli altri grandi tornei che appunto si svolgeranno a dicembre 2017 verranno giocati con il format che conosciamo oggi, con il format attuale del WGC 17. Ho cercato di dare anche graficamente un'idea delle novità che verranno introdotte in queste nuove regole per quanto riguarda il WGC 18 per poi andarle ad analizzare una ad una. Ma prima introduciamole brevemente tutte e quattro. Beh, sicuramente la cosa che ha fatto più notizia e che ha fatto discutere di più è il timer a 5 minuti. Poi ne parliamo. Seconda cosa, abbiamo un ritorno delle mega evoluzioni. Era prevedibile? Ni, e vi spiegherò perché. Poi abbiamo ovviamente i cristalli Z, ancora una volta. E poi, quarta icona, che è quella in basso a destra, dove potete vedere un Landrusterian, Cresselia e Amongus, con dei bellissimi punti interrogativi, è appunto se eventualmente ci sarà la presenza di questi Pokémon. Poi vi spiegherò il perché. Partiamo però adesso dal primo punto, il timer. Il timer a 5 minuti non significa che le partite dureranno 5 minuti, ma che il timer che già adesso abbiamo ridotto rispetto alla stagione precedente, che era a 15 e che questa stagione vede presente un timer a 10 di scelta effettiva delle mosse, verrà ulteriormente ridotto a 5 minuti. Molti giocatori hanno detto, beh, ma che schifo, nel senso, 5 minuti, non avremo più il tempo di giocare pensando e facendo delle mosse sensate. Io su questa cosa sono d'accordo parzialmente, tutto sta ad abituarsi, ovviamente. Vorrà dire che dovremo pensare alla mossa più giusta e alla predict eventualmente da fare o meno durante l'animazione delle lotte. Vi invito a riflettere sul fatto che sono appunto 5 minuti effettivi, non è che la partita dura 5 minuti, ma voi avete 5 minuti da giostrarvi e quindi magari avete quella turno dove volete investire quei 30-40 secondi per fare la mossa e quel turno dove in 5 secondi magari dovete fare una protect e un attacco, una protect e uno switch e lo fate tranquillamente in 4 secondi. Vi invito anche ad andarvi a rivedere i video del mio canale o di altri canali, insomma, è difficile in WGC 17 arrivare ad un timer che abbia consumato 5 minuti. Quindi si può benissimo fare delle partite di 16, 17, 18 turni senza aver consumato 5 minuti. Certamente è una riduzione che pesa più che altro sulla mentalità e sulla preparazione dei giocatori che dovranno nuovamente ricambiare la propria forma mentis e cercare di ridurre ulteriormente, ripeto, perché nella stagione WGC 16 e nelle precedenti il timer era a 15 minuti, questa stagione è a 10, il prossimo sarà a 5. Quindi, come molti hanno ironizzato anche su Twitter, dice nella prossima stagione WGC 18 gli episodi di Win Streak di Pardini saranno senza commento perché non ci sarà tempo e poi saranno 10 match in una puntata. Beh, ridiamoci un po' su, certamente, ecco, per quanto riguarda anche i miei video dovrò essere un pochino più lesto a commentare le mosse, ma qua siamo a parlare di non YouTube, ma appunto di competizioni ufficiali, basterà semplicemente abituarsi, come a tutte le cose. Diciamo che, ecco, sono comunque parzialmente d'accordo sul fatto che questa novità forse non fosse così necessaria, ma io do la colpa, tra virgolette, al fatto che TPCI voglia probabilmente rendere più snelli i turni dei tornei che stanno diventando sempre più grossi in virtù della sempre maggiore partecipazione di giocatori, della quale ovviamente io gioisco. Secondo punto è il ritorno delle mega evoluzioni. Prima abbiamo detto, era prevedibile questa cosa? Ni, perché come il teorizzatore più famoso d'Italia aveva anche già detto, il buon Sidonia, il fatto che nel trailer, uno degli ultimi trailer di Ultrasole e Ultraluna, avessero fatto vedere dei Pokémon presenti a Alola come Houndoom e Tyranitar che hanno una mega evoluzione, che uniti ai vari Kangaskhan, Metagross e Salamence che sono già presenti a Alola, beh,
faceva già pensare a una cosa di questo genere, a una reintroduzione delle mega evoluzioni. Quindi andiamo verso un Battle Spot Doubles, potremmo dire, quella categoria che noi ci giochiamo in Time Travel, che quindi adesso assume ancora più spazio e più maggior, diciamo, importanza, perché ci può far abituare a quello che poi sarà. Anche se poi vedremo, analizzando magari il punto 4, le cose potranno cambiare. Il nostro punto 2, punto 3 e punto 4, cioè la presenza delle mega evoluzioni, delle mosse Z, che sono ovviamente ad Alola grande centro di trama e quindi sicuramente faranno parte di questo VGC 18, sono, stavo dicendo, queste mega evoluzioni, mosse Z ed eventuali Pokémon, Cresselia, Mongus e Therian. Questi ultimi tre punti sono interconnessi l'un l'altro. Mi spiego meglio. Seguitemi un po' il filo del discorso. Qualora Landorus, Cresselia e Amongus fossero catturabili, per quanto riguarda Amongus basterebbe semplicemente che il fungo più amato e odiato, dipende dai punti di vista, sia semplicemente inserito nel Pokédex di Alola. Per quanto riguarda Cresselia e Landorus il concetto è un po' diverso, perché potremmo magari trovarceli dentro Ultrasole o Ultraluna catturabili con il cavillo di un Ultravarco, dove magari con qualche collegamento riusciamo a catturare Cresselia e Landorus, un po' come è stato per catturare i vari Dialga e Palkia e Tundurus in Omega Ruby ed Alpha Sapphire, ad esempio. Quindi potrebbero esserci, io penso che non ci saranno, e quindi qua arriva una discreta diversificazione fra il metagame del VGC 18 e il Battle Spot Doubles di oggi, perché qualora vi fossero questi Pokémon, non avrebbe secondo me senso allora specificare il fatto che si possano utilizzare solo Pokémon presenti ad Alola. Sarebbe un alla fine bomba libera tutti allora, e quindi diventerebbe davvero il Battle Spot Doubles. Io penso che infatti la stagione successiva, e qui riassumo il nocciolo del mio pensiero, sia un Battle Spot Doubles senza Therian, senza Cresselia e senza magari quei Pokémon cardine come Amongus e Aegislash, che poi hanno fatto sì che molti Mega non vengano utilizzati, quindi anche senza Tundurus e senza Tornadus, che però sono presenze un pochino più marginali rispetto a questi Pokémon. Badate bene, la non presenza eventuale di anche soli questi quattro Pokémon, Landorus, Cresselia, Amongus e Aegislash, soprattutto Cresselia, Aegislash e Landorus, caratterizzerebbe un metagame profondamente diverso dal Battle Spot Doubles e direi anche abbastanza godibile. Le mega evoluzioni insieme alle mosse Z, lo abbiamo già detto per quanto riguardava il Battle Spot Doubles all'inizio della stagione, qualcuno di voi si ricorderà la mia opinione in merito, secondo me non è una cosa negativa ma una cosa positiva, perché un metagame con sole mega evoluzioni fa sì che si vada a polarizzare verso le mega evoluzioni più forti. Un metagame con solo mosse Z, come ad esempio questo del VGC 17, sì, è vario, ma comunque va a polarizzare verso determinati Pokémon che utilizzano sempre le solite mosse Z, come ad esempio Garchomp, Groundium Z. Metterle insieme è un notevole strumento, perché vanno a depotenziarsi l'un l'altro. Mi spiego meglio. Kangaskhan, ad esempio, facciamo un esempio banale con un Pokémon che non conosce nessuno, Mega Kangaskhan, è depotenziato dal fatto che nel metagame ci siano le mosse Z. Poi ok, è stato nerfato, Parental Bond gli è stato ridotto, il secondo colpo non è più 1,5 ma è 1,25, è comunque un Pokémon molto forte. Ci sarà Tapu Lele a far sì che magari il Fake Out e il Sucker Punch possano essere giocati un po' meno a cuor leggero, ma vi invito a riflettere sul fatto che adesso i Mega, anche quelli che diventano estremamente bulky, con la presenza delle mosse Z possono stare meno tranquilli, diciamo così, perché appunto, facendo un banalissimo esempio, basterebbe dare un Fightium Z, un All Out Pummeling, una mossa Z tipo lotta a un Pokémon qualsiasi della squadra che abbia un minimo certamente di attacco speciale e il Kangaskhan Mega va giù. E quindi ecco qua perché stavo dicendo il discorso che si depotenziano l'un l'altro. Allo stesso tempo il Mega magari molto molto bulky può resistere una Z di un Pokémon che non abbia un attacco speciale particolarmente sviluppato.
Ecco quindi che io sono molto favorevole ad ambedue le meccaniche di gioco. Lo sapete, più cose ci sono nel metagame e a me più contento sono, a me fanno molto piacere. E quindi io vado verso un giudizio positivo, ma con riserva, perché questa cosa dei 5 minuti, ho detto che chiaramente bisognerà abituarsi, vedremo. L'anno scorso, quando c'era 10 minuti, quando fu inserito Chancy, tutti ovviamente furono a criticare e a dire sarà un metagame dove Minimize dominerà stall ovunque. E poi alla fine abbiamo visto in realtà com'è andata. Certo, è capitato, Celestila contro Celestila, Celestila Garson, va benissimo, ma insomma non è stato uno stall a tappeto. E quindi lo stesso, io al solito sono abituato a giudicare dopo, quando le cose poi effettivamente possiamo effettivamente giudicare. Quindi testarle, giocarle, però il mio è un voto, diciamo, che si aggira su queste regole, da 1 a 10 su un 7,5. Se non ci fosse stato il discorso del timer a 5 minuti, beh, sarebbe stato un 9 pieno, non un 10, proprio appunto anche per questo discorso che le cose vanno prima giocate. Quindi, ricapitolando, il prossimo anno avremo un timer da 5 minuti, ci saranno le mosse Z, saranno giocabili solo i Pokémon di Alola, chiaramente, ma Alola sembra essere stata rimpinguata di molti Pokémon, e direi di tutti i Pokémon, che poi possono andarsi a Mega Evolvere. Riavremo Mega Titar, riavremo, li avevamo anche già questa stagione, Mega Metagross, Mega Kanga, Mega Salamence, insomma, sarà un metagame con le Mega molto interessante. E poi c'è questo grandissimo punto interrogativo per quanto riguarda questi Pokémon cardine del VGC15 e del Battle Spot Doubles adesso, come Itarian, Cresselia, Aegislash, Amongus, che non a caso appunto sono nelle nostre icone fatte dal grandissimo Claudio Meschini, che voglio ringraziare davanti a tutti. Perdonatemi se ogni tanto qualche parola al mio italiano è un po' saltato, ma io ci tengo a non tagliare, a andare avanti di stream of consciousness con voi, un discorso come se fossimo al bar tutti insieme. E quindi insomma, grazie Claudio, perché sei stato veramente tempestivo in farmi queste grafiche molto utili per poter anche fare un brainstorming sulla situazione del VGC18. Signori, io non voglio aggiungere altro, tanto per allungare il brodo, tutto quello che penso l'ho detto. Noi ci vedremo poi fra 24 ore con il primo win streak, ma io vi invito, al di là di mettervi mi piace e ad iscrivervi al canale, a dire la vostra nei commenti, cosa ne pensate, con opinioni sensate magari e che abbiano un certo filo logico, ma insomma voi da questo punto di vista siete i migliori sul web, e ovviamente contraddistinti dalla vostra solita educazione reciproca, perché qua c'è veramente molto da commentare, mi interessa la vostra opinione assolutamente, come mi auguro vi interessi anche la mia in merito. Signori, ho detto davvero tutto, che dire, sono già qua che aspetto con il countdown, non da 5 minuti ma da qualche mese, il nuovo metagame VGC18, che a questo punto con Mega, Mosse Z ed eventualmente qualche bestia sacra del passato o meno, si preannuncia davvero un metagame molto ma molto interessante. Ciao a tutti ragazzi, Francesco Pardini vi saluta, parlo anche in terza persona. Noi ci vediamo fra 24 ore con il primo episodio di un nuovo win streak, che immagino non vorriate perdere. Ciao ciao.